Brand Blog è un progetto che si basa sull'innovazione, ma maggiormente sul cambiamento che la società si sta evolvendo, ma soprattutto nel turista. Quindi non si può più comunicare a livello turistico come si comunicava prima. Partiamo da questo dato, appunto. Quindi la comunicazione deve cambiare perché è la società che cambia. Quindi alla base di questo motivo stato antropologico si fonda un brand blog. Che cos'è un brand blog? Un brand blog è una strategia di comunicazione, di marketing territoriale a livello di destinazione. Non abbiamo fatto altro che usare la solita parola che stiamo usando, storytelling. Che cos'è storytelling? Beh, noi riteniamo che siamo molto bravi a raccontare storie. E il nostro obiettivo è quello di promuovere il mondo attraverso questo racconto autentico delle storie, in modo così inconsapevole, cioè non bisogna per essere autoreferenziali nel comunicare una destinazione. Hanno sempre sempre di più di quanto una persona è andata per primo a visitare una destinazione piuttosto che rispetto di altri. Quindi questo è l'apporto diciamo, basilare del progetto. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo blog dove continuiamo a raccontare queste ombre con foto, video, eccetera, cioè, con l'ombra nascosta, con l'ombra che piace e che non è conosciuta. Il primo blogger trip in Italia. Che cos'è il blogger trip? Abbiamo ospitato sul territorio per un weekend 12 blogger a livello nazionale. Abbiamo detto, venite in Umbria e vedete delle esperienze, delle emozioni. E poi queste esperienze, queste emozioni si sono in qualche modo tramutate in post, in contenuti, in che veicolano nella rete. Ora, allora, vedere il succo di queste esperienze di un video di 3 giorni in 1 minuto. Grazie. Riteniamo che questo progetto, in fase di provocazione, riteniamo giusto dire questa cosa, che non si necessita più di grossi investimenti nella comunicazione nel turismo, ma di grosse idee e di passioni per il lavoro che si fa. Un'altra provocazione è che questo evento è stato realizzato non spendendo nulla in pubblicità, in 0 paid media, quindi che lei ha detto che sotto richiamano paid media. Quindi, nella conclusione che è abbastanza logica, abbastanza appropriata nel nostro progetto. Noi riteniamo che le destinazioni devono essere raccontate dalle persone. Cioè, le destinazioni non sono più quelle che si raccontano, spesso le cose vengono raccontate dalle persone, attraverso il messaggio, ovvero il user generated content. E le definizioni si devono aprire ad una conversazione collettiva, se vogliamo, no? Quindi aprire e essere anche in discussione.
Questo è il nostro, diciamo, spirito di questo progetto. Un errore fatto? Un errore fatto, beh, siamo abbastanza giovani, siamo nati in l'8 marzo, e quindi l'errore è che... degli altri, no? L'errore abbastanza impreparato sono che dobbiamo comunicarlo prima. Cioè, siamo usciti troppo a ridosso dell'evento, potevamo comunicarlo prima, però c'è un errore. Quanto è ripetibile questo? Allora, noi pensiamo che sia un format replicabile a scala nazionale, perché tanto più una destinazione abbraccia le nuove dinamiche del cambiamento, tanto più è autentica. Le riserve della pubblica amministrazione in questo senso sono la difficoltà di poi moderare il contenuto, ma quanto tempo che esperienza hai avuto in questo senso? Che difficoltà o che vorrei assicurare? Allora è pericoloso non farlo, piuttosto che quelli che ti dicono è pericoloso. È pericoloso farlo, perché in questo modo noi abbiamo detto venite in Umbria, vivete le esperienze, e potevano scrivere bene, potevano scrivere male. È un rischio che abbiamo corso e che ci può anche accorgere in questo modo, perché se la cosa era forzata, non c'era quello spirito del 2.0, della condivisione del cambiamento. Non è vero che ha rischiato, perché lui poteva dire che chi viene in Umbria si trova bene. Non è semplicemente un messaggio, ma è il risultato di un'indagine sul posizionamento turistico dell'Umbria fatta ripetutamente negli ultimi 4-5 anni e che ci ha portato a integrare il claim tradizionale in termini di l'Italia è un cuore verde, l'Umbria, Umbria, cuore verde d'Italia, nel nuovo claim che si aggiunge, non toglie quello precedente, è scopri l'arte di vivere. Umbria scopre l'arte di vivere. Perché? Perché il focus group fatto nei nostri principali, diciamo, mercati europei e italiani ci dicevano che sostanzialmente forse ancora non si conoscono molto, ma chi c'è stato sicuramente si torna e ha avuto un'esperienza in cui ha fatto la scoperta di una misteriosa e sorprendente molteplicità non solo di elementi da vedere, ma di sensazioni, di quel video lì da questo mix molto particolare che credo sia rappresentativo in maniera eccellente dell'impressione che si ha nel mondo in Umbria, di mix tra storia, tradizione, se volete, antichità per certi aspetti e modernità. Integrerei la nozione da cui è partito diciamo, Vecchiato, credo, diciamo, dicendo non basta l'innovazione e ci vogliono anche le relazioni, dicendo che forse a noi mancava e manca, o comunque vorremmo diventare molto bravi sul piano dell'innovazione, perché forse sul piano della relazione in qualche maniera ce la tagliamo, possiamo rischiare.